Buongiorno ragazzi, come vedete stamani siamo di lavori, cioè lei è di lavori, io riprendo come al solito. Diciamo tutta la verità. Marta lava i piatti, però io ho fatto il lavoro sporco, ecco. Diciamo la verità, no, fino è vero, in fondo. È vero, dai, par condicio, par condicio. Io ho fatto il lavoro sporco, ho pulito il trono. Esatto, quello del video di qualche video fa. Se non sapete cos'è il trono andate a vedere i vecchi video. Esatto. Chi ci segue sa di cosa stiamo parlando, comunque è un lavoro molto sporco. Okay. Quindi qui si lava i piatti, si usufruisce del lavandino, dell'acqua. Sì. E poi ci prepariamo per ripartire. Ora ci prepariamo un pranzettino da portarci via. Ci facciamo un riso, un po' di riso, usiamo una piastra, mettiamo l'acqua a bollire e prepariamo una bella insalata di riso. 1600 watt di potenza, pochi minuti e l'acqua già inizia a bollire. Troppo forte questa piastra. Oggi tra l'altro abbiamo anche la villa con la piscina, guardatela. Sì. Fosse estate, sai, uno si potrebbe fare il bagnetto, ma comunque questa è una villa con piscina. Eh sì. Nessuno lo può negare. Questo? No. Un riso. Per ripartire alla grande. Il riso è quasi pronto, poi andiamo a bollire due uova e mettiamo un po' di tonno, pomodori, maionese e viene un pranzo di quelli da leccarsi i baffi. Fuori è uscito anche il sole, guarda! Il bello è che in tutta questa ma io lo so perché. Che è successo? Perché abbiamo lavato i piatti finalmente. Ah, ecco! E ci siamo fatte le docce ieri. Siamo puliti, freschi, riposati. In tutta l'area siamo gli unici, cioè praticamente siamo... Siamo quelli che tengono d'occhio la struttura. Le uova vanno. Siamo quasi pronti, dai. Sì. Va bene, così a cucinare davanti alla natura. Al mondo. Poi non è nemmeno freddo, si sta benissimo. Sì, sta bene, sì, dai, si c'è un po' di vento. Molto, molto bene. Sì, oggi c'è ventilato. Mm-mm. Però da una parte bene perché sposta tutte queste nuvolette nere. Sì. E quindi porta il sole. Poi abbiamo le palme, guarda bello. La piscina con le palme. Tutto il portellone aperto. Sì, come vedete manca un cammello ora, sì, che passa, poi siamo a posto. Non ci servono le finestre. Eh no, perché alla fine quando si dorme la notte finestre a che servono? No, quando poi, è buio, poi l'aria c'è l'oblò. Se poi una volta piove, pace, si starà a post produrre i video. Che giornatina grigia. Sì, più che altro vento. I was the one who arrived too soon, but no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. Direzione Malaga, a sinistra si paga e noi si poi prende quella di destra che non si paga. Qui non si paga, si va di qua. Ma si sta aggiornando ora. In questo momento siamo sulla strada che va da Marbella a Fuengirola. Sì, a Malaga, direzione Malaga. E praticamente è tutto un resort, strade chiuse, cioè l'affaccio sul mare è privatizzato. È un'utopia. Si intravede a tratti, ecco, ora si vede un po' di mare, ma tutte cemento. Strade c'è le sbarre, cemento, palazzi. Ben lontani dalle spiagge del Portogallo, eh. Sì, ma anche altre spiagge spagnole dove non c'è questa cementificazione di massa, cioè anche la Spagna c'ha delle belle spiagge, non vogliamo togliere niente alla Spagna. Però questa zona è operata di cemento e di costruzioni turistiche. Sì, cioè si vede un po' il mare, oggi è anche grigia, mare mosso. Però ora ci spostiamo e poi troviamo dove fermarci, poi mangeremo e via via. E voilà! Insalata di riso. Insalata di riso. Siamo in una
uno di questi. Una frazione di Marbella. Sì, una frazione di questi 1000 paesini, uno attaccato a un altro. Non mi ricordo come si un chiama. Caos totale, però... non si vede nemmeno il mare. Per fortuna abbiamo trovato due posti in linea. E quindi, siccome noi siamo lunghi 6 metri, si è trovato un parcheggio, si mangia e poi si fa un giretto, vediamo un po'. C'è anche da fare la spesa. Sì, qualche cosa si fa, manca. Insomma, intanto mangiamo, poi a panza piena. E la, questa è la nostra finestra di oggi a pranzo. Non si può sempre avere il mare. No, purtroppo no. Ora si mangia perché siamo affamati. Bene, ora ci mangiamo un bel mandarino. Questo frigorifero va come una scheggia, eh. Mantiene benissimo il freddo, non consuma praticamente niente e abbiamo sempre la batteria carica. Non si scende mai sotto il 90%, quindi un ottimo test. Ormai quasi un mese di viaggio si è comportato benissimo e siamo molto soddisfatti. Ora ci mangiamo un mandarino, qui è pieno pieno pieno, arance, mandarini, una roba allucinante. Uno per Marta e uno per me. Bene, lasciamo il van parcheggiato qui e andiamo a fare due passi qui nei dintorni. No, ma venite in Spagna che c'è il caldo sulle coste, fa freddo, cioè fa caldo, mamma mia, tira un vento che porta via. Comunque questa è la spiaggia. Siamo riusciti a trovare un varco, almeno si vede un po' di spiaggia. Non è certo una delle giornate migliori, però insomma, questo è il mare tra Marbella e Malaga. E questa è la temperatura che vi lascio indovinare a voi. Abbiamo notato che qui è pieno di inglesi, un sacco di macchine targate inglesi, poi senti la gente uscire dai negozi tutti che parlano inglese. L'hanno presa d'assalto questa città. Facciamo un po' di spesa. Qui ci sono tutti i video e i vini andalusi. Qui ci sono tutti questi mega prosciuttoni da tutte le parti. Allora, prendiamo un formaggio curato e semicurato. E questo qui, semicurato, questo qui. Riserva. C'è un sacco di roba, eh. Allora, prendiamo questi qui. Prosciutto, salamino, formaggio, vino. Prendiamo un po' di ferito. Tutti i torroni, prendiamo questi. Qui ci sono tutte le birre tipiche. Dove c'è la bandierina dell'Andalusia. 2,35€ questo. 2,35€ questo? O questo, 1,15€. Sì. Lo si mette qui. Bene, abbiamo trovato una lavanderia. Come vedete, stando via così tanto tempo, si produce un sacco di panni. Perché noi, non sembra, ma ci laviamo, ci cambiamo, ci puliamo. L'igiene è importante, eh. Quindi, ora abbiamo due belle sacchettate di roba e si vanno a lavare. Uno delicato, no. Due caliente 40 questo, gradi. Questo. 40 gradi, 29 minuti. Sì. Quindi mettiamo 6 euro. E così laviamo il bagno. Puzza lavato. Questo. Dai, partito, partito. Sono le lavate. Abbiamo messo i panni a lavare e intanto che lavano qui si va avanti con la post produzione dei video, perché c'è da aspettare tra tutto quasi un'ora e quindi si procede, si lavora, quindi si lavora. E ora la fase più bella, che è quella della piegatura. La stiratura non si fa perché sono già stirati, come vedete, e poi l'accoppiamento dei calzini, importante. Che è il più difficile, però di roba ce n'era tantissima, tutta lavata, pulita e profumata. Sì, molto importante.
Buongiorno ragazzi, stanotte abbiamo dormito lungo questa strada, parcheggiato in questo posto. Questa è anche una delle motivazioni e dei vantaggi di avere un mezzo senza finestre, perché ci permette di dormire in città, lungo le strade, senza dare troppo nell'occhio. Ma si poteva fare anche magari con un camper, però insomma in questo modo siamo più tranquilli. Siamo fermati davanti a un parco che è pieno pieno di bracieri, ce ne sono a perdita d'occhio. Guardate quanti ce ne sono. In questa zona è piena piena di bracieri, mentre dal lato opposto ci sono tutti i campi da golf, perché siamo in una cittadina a due passi da Malaga, tra Malaga e Marbella, dove va per la maggiore il golf. Qui addirittura abbiamo tre campi da golf e infatti è pieno di inglesi. Pieno di inglesi perché per loro il golf è una religione quasi, no? Come si suol dire. Lì guardate che paesi hanno costruito. Hanno costruito una cittadina intorno a un campo da golf. È incredibile. E qui di fronte abbiamo un sacco di bracieri, ma ce ne sono a perdita d'occhio, guardate quanti. E noi abbiamo dormito lungo questa strada. Ci sono anche altri furgoni parcheggiati, altri mezzi. Ora è un po' trafficata la strada, ma stanotte abbiamo dormito molto molto bene. Ieri abbiamo fatto poi, come avete visto, la lavatrice, abbiamo lavato tutti i panni e abbiamo trascorso la serata in compagnia dei nostri amici viaggiatori. Abbiamo mangiato una bella pizza in compagnia e oggi proseguiremo alla volta di Malaga. Pronti a ripartire? Buongiorno. C'è anche Marta. Pensavi di lasciarmi lì. Magari facci una partitina a golf o facevi due bracciate. Sì, guarda, io e il golf proprio due sport proprio. Il golf è quello per coprirsi. Ah, ecco, sì, sicuramente per me il golf è quello. Bene ragazzi, ora facciamo il pieno. Abbiamo trovato un distributore dove il gasolio costa la bellezza di 1,19 euro al litro, che abbiamo trovato sempre utilizzando la nostra bellissima app. Poi magari vi mettiamo il link in descrizione dell'app. E 1,19 euro. Avete visto i prezzi come sono economici, e quindi noi ne approfittiamo. Eccoci qua ragazzi, ci siamo fermati, siamo praticamente a Malaga. Sì, vicino al porto di Malaga. Sì, siamo praticamente dietro a un parcheggio dove già siamo stati a dormire diverso tempo fa. Siamo venuti qui perché ci sono una serie di auto de sguace, come si chiamano qui, sì, che sono praticamente degli sfasciacarrozze. Quelli che da noi vengono chiamati come sfasciacarrozze, sì, o venditori di ricambi, parti auto, sì, furgoni, eccetera. E sotto consiglio dei nostri amici siamo venuti qui per vedere se si trova magari un sedile oppure qualche cosa ci possa servire e tornare utile. Esatto, cerchiamo un sedile singolo, come ci avete suggerito in molti. Il sedile doppio che viene dato di corredo con il Fiat Ducato non permette il passaggio dalla cabina alla cellula, quindi non ci serve un sedile singolo qua per me. Solo che, solo che su internet questo doppio te lo fanno pagare 200 euro perché non lo prende nessuno. Quello singolo ci vogliono 700 euro, chissà perché. Sono furbi i venditori, però vediamo se troviamo qualcosa a buon prezzo e anche tenuto in condizioni ottimali. Sì, questi sono nuovi praticamente. Ci sta che non si trovi niente, però almeno ci si prova. Chissà se si riuscirà a trovare qualcosa qui. Niente, non c'hanno il sedile, l'hanno venduti, guardate qui che roba.
Hola. E stai buscando un asiento para Fiat Ducato? Fiat Ducato di che anno? 2014. ¿Viste? 14. 14. Pero que inglés tampoco tiene. Cambia el volante a la derecha, ya no vale. ¿Qué? ¿Comprende? La mía inglesa, volante a la derecha, no vale el asiento. Niente, non ci si fa. Non li hanno. Dura, ragazzi, c'hanno delle macchine veramente vetuste, pessime condizioni, roba arrugginita. Infatti ho fatto un po' in giro, ma mi sa che non si trova niente. E anche se si dovesse trovare, mi immagino in che condizioni. Anche quelle, questi sono nuovi. Sì, sono arrivato lì, c'era uno spaccava i vetri, ma cioè non si apriva la sportello, bam, spaccava tutto. vabbè, ci si prova, dai, ce ne sono altri due avanti, provo lì e poi se no si va. No. Sono stato qui dagli hermanos Gonzales, che sono i fratelli Gonzales, esatto. Fratelli Gonzales, ma non c'hanno niente, guardate là, è pieno di macchine demolite, distrutte. Ce n'è un altro, ma è pieno, 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 ce ne sono 6 o 7 in linea. Ragazzi, niente da fare, ci sono 6 o 7 sfasciacarrozze, ma non hanno il furgone per noi. C'hanno dei veicoli, ma sono veramente in pessime condizioni. Praticamente c'è rimasto solo il telaio. E quindi niente, si lascia stare e si prosegue il nostro cammino. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Parcheggiato dietro il nostro van. Ora andiamo alla Lidl, che non manca mai. Quante Lidl ci sono in tutto il mondo? Qualcuno sa rispondere a questa domanda? Non lo so. Se lo sapete, scrivetelo giù nei commenti, perché è incredibile. In ogni paese, anche piccolo, c'è una Lidl. Sì, sì. Non troverai magari il parcheggio dove dormire a notte, ma la Lidl la trovi. Beh, la trovi sempre. Sì. Quindi facciamo la spesa per il pranzo, così almeno. Un po' di pane, cose così, veloci. Senta, questa macchina che ci tira sotto, c'è un sole che acceca. Bene, bene. Bene, però. Ho messo la felpa, ma forse era. Potevo venire anche a maglietta a maniche corte. Allora, ci prendiamo guacamole e salmone. Questa è quella senza uovo, ma io la voglio con l'uovo. Cioè, questa è, perché questa è la parte bio. Questa qual è la? Come è si chiama? La tortiglia. No, ma non è questa. Eccole qui. Questa è la tortiglia di patata. Con cebolla, ovviamente. La tortiglia di patata con espinacio. Vabbè, 99 centesimi. Chorizo. Prendiamolo, no? Sì, e quella con la cebolla, vai. Guarda un po' se vedi la scadenza. Si prende le patate con alioli e i mandarini spagnoli. Guardate, guarda il salmone, questo 6 euro sto pezzo. Questo è pomodoro e formaggio, io questo no, però te lo vuoi? Ma uno di pollo, vai. Ah, corto fino, medio o... Medio. Fa aspettare, meglio. Salmone. E di loro come li altri? Vedi? Tutti sono lui, era bello. Qui ci sono le scarpe di Natale che gli andavano a 300 euro, 1000 euro, 2000. Le scarpe che vendevano a 2000 euro. C'è pure il camion della Lidl. Ok. Abbiamo fatto una grandissima spesa. Qui abbiamo la nostra cassapanca dove mettiamo la dispensa. Il frigo lo riempiamo. Abbiamo tantissimo spazio, tantissima capienza, quindi ne approfittiamo.
Anche perché qui in Spagna si spende veramente poco. Ogni volta che facciamo delle borsate di roba si spende 20-30 euro. Oggi abbiamo speso un po' di più perché abbiamo preso anche carne, pesce, un po' di roba in più. Però insomma dai, molto bene così. Solamente sto pezzo di salmone 5 euro. Cioè, tanta roba. Ragazzi, avete visto quante serre che ci sono? Un mare di serre! Incredibile! È incredibile, incredibile! E qui ragazzi ci sono queste montagne che stiamo attraversando, che sono belle impegnative, cioè delle salite e delle discese altrettanto impegnative. E in più c'è questi viadotti, un vento che porta via. No, maglietta maniche corte sempre, eh? Guardate che mare che c'è oggi. Eh sì ragazzi, stiamo un po' rientrando e verso la Francia, quindi faremo diversi chilometri in questi giorni. Il sole tra poco tramonterà, ma noi siamo un po' di rientro perché abbiamo da fare un po' di lavori, sia al van che personali, per i nostri lavori personali, fotografia e via dicendo. Quindi faremo un rientro in Italia prossimamente per passare il Natale a casa, insomma. Faremo dei lavori di miglioria sul nostro van, ma poi ripartiremo subito, quindi non vi allarmate perché continueremo a portarvi in giro insieme a noi. Qui tramonta il sole tra poco, guardate che bellissimo mare. Stiamo attraversando tutte queste montagne che sono impegnative, ci sono dei saliscendi mostruosi, strade tortuose. Ma è il bello del viaggiare è anche questo, perché si scoprono un sacco di posti, a volte anche inaccessibili, ma forse è anche il loro fascino. Guardate che mare. Bene, ripartiamoci, si mette in movimento e andiamo a cercare un posto dove dormire stanotte. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to. Ragazzi, abbiamo fatto un po' di strada, siamo arrivati in questo mega parcheggio pieno di camper, ma poi che camper ci sono, bestiali, c'è anche un camion là dietro, e abbiamo appena parcheggiato, ci sistemiamo e domani vi facciamo vedere dove siamo. Like the color.